Una vera e propria bufera ha accolto questa mattina gli atleti e i tecnici qui alla Piana delle Viotte, nei pressi del Monte Bondone, dove si disputava il campionato italiano di sci orientamento nella specialità della staffetta. Andremo ora a capire, con l'ausilio dei tecnici, il perché di questo rinvio. Giulio Manzinello è il delegato tecnico della Federazione Internazionale di Orienteering, è la persona che ha preso la decisione di sospendere questi campionati italiani. Sì, non è stata una decisione semplice, anche perché chiaramente c'è dietro un grosso lavoro e quindi rinunciare a una gara o doverla posticipare, come in realtà verrà, non è stata una scelta facile. D'altronde le condizioni atmosferiche erano talmente pesanti, talmente difficoltose, che non avremmo potuto garantire né la regolarità della gara né la sicurezza dei concorrenti. Ecco, un altro elemento che vi ha aiutato a prendere questa decisione è stato il fatto che un tracciatore esperto come Marco Bezzi non riusciva a posare fisicamente i punti. Esatto, c'è stato anche quel problema lì, quindi se un tracciatore che ha esperienza in numerose gare torna e dice che non è in grado di seguire le piste che ha tracciato il giorno prima, vuol dire che le condizioni sono talmente estreme che non siamo stati in grado proprio di garantire la regolarità, ma credo che questo vada insomma nella direzione di tutelare tutti quanti, sia il comitato organizzatore e sia soprattutto i concorrenti. Andrea Rinaldi della società Trento porta la voce degli organizzatori che oggi sono stati costretti ad annullare questa gara. Sì, la gara l'abbiamo dovuta rinviare, la decisione è stata sofferta, ovviamente non c'erano i limiti di sicurezza al di là della regolarità della gara, che poi è quello che tutelava il delegato tecnico. È dura prendere una decisione, stanotte siamo andati a dormire alle 3, stamattina alle 6 eravamo svegli per venire su, battere le piste, e costruire un arrivo, correre dietro agli striscioni che volavano. Ci sono circa 20 volontari qua fuori che sotto la bufera che adesso stanno smontando per una cosa non fatta, che è sicuramente per i volontari sempre una cosa, non hai la gioia di vedere il risultato. Il tracciatore della prova di Monte Bondone è Marco Bezzi. Quali sono le caratteristiche di questa gara? Beh, le caratteristiche di una long sono le scelte di percorso che variano da tratte lunghe a medio lunghe e anche corte, cambi di ritmo e poi soprattutto la difficoltà del reticolo di piste sia adatto dal gatto che dalla motoslitta. Ho cercato di mettere veramente in difficoltà gli atleti con degli incroci, delle scelte. La situazione di meteo di domani deve essere migliore di quella di oggi perché abbiamo vento da nord, il vento da nord normalmente porta bel tempo, porta basse temperature, porta vento abbastanza veloce, ma invece porterà sereno, sicuro porta sereno, perché da noi arriva il brutto tempo solo da sud-ovest. Bene, si conclude così questa giornata, questa mancata giornata di sport qui alla Piana delle Viotte. Abbiamo provato comunque a farvi capire qual è stata la situazione, cosa è successo, quali sono stati i fatti che hanno portato all'annullamento della gara. Come avete potuto vedere sul sito fiso.it era stato attivato anche il servizio di live. Abbiamo comunicato agli appassionati di sport che la gara era sospesa. Qui da Piana delle Viotte, Pietro Ilarietti, alla prossima!